ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi giocheremo a Vlad e Mickey un'altra volta. Hanno aggiunto due mappe: la mappa di compleanno di qualcuno, credo di Mickey, perché c'è la N, e il mondo dei primitivi, dei dinosauri. E quindi io sceglierò per forza dei dinosauri, okay. Perché sì. Perché vorrei avere dei dinosauri. Però iniziamo. Io e Vlad siamo nell'età della pietra. Guarda questo dinosauro, Vlad. No, guarda qui. Anche nell'età della pietra chiudono le loro caverne con 12 lucchetti. Abbiamo visto che questa roccia si muove. Ma c'è una stella. Dove? Guarda l'uccellino. Sono 12. Guarda l'uccellino. Proviamo le chiavi. Sono sicuro che in una di quelle... Lo sapevo. Ormai sono esperto. Prendi la clava. Ah. Le foglie. Ci serviranno per qualcosa. Sicuramente dovremmo ricreare qualcosa. No, un uccellino è caduto. Metterlo nel nido, bravo. Prendiamo anche quell'altro. Prendiamo anche l'altro. Mettiamo insieme il suo fratellino. Spero che non dobbiamo trovare l'altro. I cocchi. Ci sono dei cocchi a terra. Cocchi. Questi sono i cocchi. Questi. Sì. 4, 7, 2. Mattia, guarda questo collo lungo. Che bello. Forse. Aspetta. Mamma non mamma. Non si muove questo. Giralo, Mattia, giralo. No. Non si può. Vediamo. Aspetta, non è ricresciuto. Sì, dobbiamo trovare la combinazione. Allora. Sì. Mattia, vai tu. Tocca uno, Mattia, tocca. Bravissimo, adesso Alfonso. Ti prego. No, da capo. Mattia, tu. No, da capo. Sotto, questo? Sotto. Mattia, questo? Tu. Questo. Sì. Una bellissima chiave. Vabbè. Vuoi mettere già le chiavi? Mettiamo quella viola. Devi cercarla. Fai toccare a Mattia, dai. Questo è uno stegosauro. Sono sicuro. Perché? Che cos'è? Mattia, metti tutte le foglie, dai. Le foglie. Mangio le foglie? Sì, mangio le foglie. Devi mettere dentro. Dove sta dentro? Vai, tocca ancora. Quanto mangia? Tocca. Devi toccare la scodellina. Scodellina? Sì. Vai, ancora un'altra. Ecco! Sì. Vai. Ok, adesso tocca dal fondo. Perché sono delle No, vai avanti. Questo che cos'è? L'uovo. Questo che cos'è? Aspetta. Ok, l'uovo di un dinosauro appeso a un filo. Era una pignatta. Povero. A quanto pare. Povero uovo. Tocca, no, tocca prima la chiave. Ok. Povero, c'è un uccello. Ok, adesso tocca ad altro. Oh, uccellino. Sei sul branchiosauro? Mettilo nel nido. Tocca il nido? No, prima l'uccellino. Tocca prima l'uccellino e poi tocca il nido. Poi, bravo! Poi hai vinto una chiave. Poi raccoglila. Poi tocca prima la chiave, poi tocchi il lucchetto. Poi uccellini, dinosauri. Dai, adesso tocca dal fondo. Voglio vedere se è caso l'uccellino. E ora vediamo. Sono sicuro che... No, lì c'era l'uovo. Questo branchiosauro, questo quello? Dobbiamo fare il puzzle. Il puzzle è un po' difficile. Che cos'è, un gatto? Sì. Gatto... Fatto matto. Sgaramatto. Questa... Cos'è qua? Forse il gattino deve andare più giù, al fondo la faccia. Così. Beh, ancora più giù? No, forse no, più su. Il gattino, bravo, il secondo, il gattino.
Ed eccolo qui. Abbiamo il puzzle. È volata una chiave dal monte. Oh mio Dio, questo sì che è strano. Questo sì è strano. Possiamo vedere prima la chiave. Dove indicano le frecce. Tocca la chiave. Ok. Io lo so fare. Vai. Questo è uno scioglitesta. No. No, sì. Torna indietro. Così. Tocca a me. Tu sei ritornato indietro. E poi? Ah, una pala. Dobbiamo scavare. Ho capito. Qua. Un attimo. Oh, carino! Che si deve scavare. Bello. Mattia, le ossa dei dinosauri. Lo sento. Siamo dinosauri. Le ossa. Le ossa. Le altre chiavi? Che chiavi dove sono? Sono sicuro qualcosa sugli alberi dietro. Ah, no. Sotto al branchiosauro. E adesso mettiamo anche la chiave rossa. Vai Mattia, metti. Abbiamo verde. Scoperto che c'è questo sasso dei colori del dinosauro. Allora adesso azzurro, azzurro questo qui che già è azzurro. Poi questo rosa, rosa. Mattia. Questo rosso. Questo. E poi bravissimi, abbiamo catturato l'altra chiave. Eccola qui. Andiamo a mettere l'ultima chiave. E poi ci mancano. Ho capito. Qui dobbiamo mettere il codice. Il codice che sta. Che abbiamo trovato tra i cocchi. 4, 7, 2, 5. E lo faccio io il codice. Cosa fare? 4, 7, 4, 7, 2, 5. 2, 5. Devi scoperti il codice? Allora, facciamo da capo 4, 7, fai 2, 5. Ok, adesso è andato. Adesso ci manca questo. Questo, ho capito. Quante stelline? Dobbiamo contare le stelline, vedete? 1, 2 e un rametto. Poi c'è? 2 stelline e un rametto. Vediamo, 3 stelline. 3 stelline, un cuore. 4 stelline, 2 rametti e un cuore. Due cuori, un'altra stellina. Allora sono 5 stelline. Così si fa. Metti 5 stelline, 2 rametti, 2 sopra, e 3 cuori e 2 cuori. Proviamo con 2. Mi sembrano 2. No, 3. Sì. Sì, si è aperta la caverna. Dovete spostare i sassi. E questo? Se non sposti prima questo. Quello anche si spostava. Poi sposti il grande, poi sposti il piccolo. No, dall'altro lato. Dall'altro lato. Lato. Volava. Nell'antichità avevano anche le TV, a quanto pare. È una TV di sassi. Pietra. La caverna è aperta. È molto accogliente. Sì, c'è anche una TV di pietra. Ragazzi, per questo video è tutto. Da me e Mattia. È tutto. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e... Ciao!